Ciao, io sono Lea e lui è Pablo. vi diamo il benvenuto sul nostro canale e vi chiediamo di metterci un like e di iscrivervi. Oggi vi porto con me a scegliere le palline di Natale, come vi avevo promesso. Pablo è già pronto, vero amore? Sì? Sì? Sei felice? È felicissimo. Siamo arrivati, siamo quasi per entrare al negozio e per scegliere queste benedette palline e eventualmente possiamo vedere se troviamo anche qualche altro addobbo per quanto riguarda la casa. E comunque diciamo che il colore sarà sempre sul bianco e grigio. Voglio vedere se eventualmente trovo anche qualche coperta per il divano. Però visto che ci sono prevalentemente coperte rosse, magari con le stelle di Natale. con i fiocchi natalizi, non so se Io rosse sono di però Pisa. possono starci bene. Dove c'è Adesso anche vediamo. Pisa. Siamo tornati a casa e iniziamo a fare l'albero insieme. Stiamo cercando di aprire bene tutti i rametti dell'albero. Come vi avevo detto, quest'anno abbiamo preso l'albero Slim. Vediamo com'è, non vedo l'ora di capire come viene. E abbiamo messo le luci. Guardate che meraviglia. Continuiamo il nostro lavoro e noi mentre facciamo l'albero ascoltiamo le musiche di Natale che purtroppo ragazzi non posso lasciarvi per problemi di copyright. Mentre facciamo l'albero ho messo a lessare i fagiolini perché altrimenti questa sera non abbiamo il contorno. Passiamo al boa. Ed eccolo qua. Intanto con il boa. Tutto fofoloso. E questa è la prima che abbiamo messo e comprato. È una decorazione nuova. Ragazzi, che sarebbe stato molto più bello, pieno di comunque atmosfera con la musica, però al momento la musica non si può mettere. Intanto vado a mettere i soldatini di piombo. Carinissimi, ci piacciono. Io intanto li metto così e poi vediamo se li posso aggiustare in qualche altro modo. Ecco, ho fatto uno giù, uno in mezzo e uno su. Pablo, vieni qui, fatti vedere, amore. Vieni. Pablo è incuriositissimo dall'albero perché è la prima volta da quando c'è lui che facciamo un albero proprio così tradizionale. Prima ne avevamo un altro un po' diverso che magari dopo vi monto e vi faccio vedere, è tutta un'altra cosa, chiaramente. Allora ragazzi, abbiamo finito l'albero di Natale che vedete alle mie spalle. Adesso lo faccio vedere bene. Ed eccolo qui. Voglio sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate, eh? Chiaramente abbiamo dovuto metterlo sopra a una scatola ricoperta perché altrimenti Pablito si mangia le palline, eccolo. Vedete che si avvicina, Pablo? Ma tu lo sai? Lo sai che non si fa? Amore mio? Ve lo faccio vedere così. Voglio mostrarvelo un po' più da vicino, eh. Queste sono le palline che abbiamo comprato e invece alcune palline, quelle bianche, sono state prestate da una mia amica e sono veramente bellissime insieme al puntale, che però sul muro bianco si vede molto molto poco.
Allora ragazzi, qui è tutto finito e adesso vi faccio vedere. Vi faccio vedere direttamente dall'entrata. Questo è il divano con i cuscini natalizi. Questi li ho presi a Rocca di Mezzo. Ed ecco il nostro albero di Natale completato. Le calze di Natale, questo uguale ai cuscini sul divano. Qui c'è una pallina con la P di Pablo, l'abbiamo comprata l'anno scorso per il nostro primo Natale insieme. Poi ho preso da Casanova questi strofinacci, questo, questo e anche questo, che devo ancora lavare, ma ve li volevo mostrare prima. E questo è il tavolo, questo è stato sempre preso a Rocca di Mezzo. E poi noi nel periodo di Natale ci piace mettere il candelabro preso da Clamore, forse un paio di anni fa. Solara, l'anno scorso abbiamo preso questo stickers, che adesso vi faccio vedere come si vede fuori. L'effetto è questo, davvero carino. Se vi faccio una piccola panoramica di tutta la stanza, fatemi sapere nei commenti se questi miei addobbi natalizi vi sono piaciuti. Chiaramente io, ragazzi, so che sono molto semplici, però ci tenevo tanto a mostrarveli, a fare qualcosa di diverso questo Natale. Mi sono dimenticata una cosa, vi ho detto che vi facevo vedere il vecchio albero di Natale, ma mi sono dimenticata che lo abbiamo regalato, quindi non posso mostrarvelo. Era un alberello molto semplice di ferro con dei tondini e l'avevamo preso da Maison du Monde. Era molto piccolo, molto semplice, facilissimo da fare, da montare, però insomma quest'anno volevamo cambiare. Allora ragazzi, per oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi chiedo di mettermi un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale e di seguirci sulla nostra pagina Instagram Lea e Pablo. Vi mando un grande 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 bacione e vi do appuntamento al prossimo video.